stai tranquillo, insieme riusciremo a domarla. Sì, la Diavel, non farti sentire, 1260S, ma del resto anche tu ti chiami N105, eh? Sei bello anche tu, sei stupendo e poi sei inapribile. Andiamo a provare la Diavel insieme? Hai voglia? Ma c'hai anche il visierino? Certo, hai tutto. Che meraviglia. Dai, andiamo a provare la Diavel. Dai, va bene? Saluti, cosa fai? Saluti? Saluti, bravo, hai salutato. Bravo, bravo. Ve lo presento allora, l'N105. Partiamo da qui, perché questa è una cosa interessantissima, Elliptical trajectory, ovvero per consentire l'utilizzo, questo casco ha la doppia omologazione J e P, per cui è omologato sia chiuso integrale che così in modalità aperta. Basta bloccare questo, vedete, si passa dalla P alla J, per cui il casco, la mentoniera rimane fissa. È stato studiato un design particolare, lo vedete, molto affusolato, per far sì che una volta aperto il casco, l'apertura tra l'altro viene effettuata attraverso l'utilizzo di queste due leve per rendere molto più sicuro e evitare aperture accidentali del casco, per evitare quell'effetto vela fastidiosissimo nel caso ci fosse stata una mentoniera molto più ingombrante, più grossa. Bene, questa apertura ellittica che vi faccio rivedere, lo notate dal movimento della mentoniera stessa, vedete che non si apre in maniera verticale, basta, ma va ad agire in questa zona attraverso uno spostamento posteriore più marcato, per cui grazie a questo meccanismo brevettato di Nolan la mentoniera è molto affusolata, per cui il casco è veramente molto aggressivo, accattivante e soprattutto aerodinamico e filante, e può essere utilizzato nelle due funzioni senza avere poi l'effetto vela che vi fa spostare il casco quando lo utilizzate aperto. Un'altra chicca pazzesca è il pin lock, cioè questa visierina antiappannamento. Vedete che è posta all'interno, ci sono dei bordini di silicone, adesso non voglio sporcare tutta la visiera, però la cosa meravigliosa è che questo visierino, oltre a evitare la creazione di condensa, per cui di farvi appannare il casco in temperature e in condizioni meteo imbarazzanti, è facilmente regolabile attraverso questo sistema, per cui esternamente alla visiera, senza necessità di staccarla, di toglierla, si può regolare attraverso questo perno, per cui altra caratteristica e altra figata pazzesca di questo casco Nolan. The ventilation, the aeration of the casco o of the helmet, qualcuno direbbe. Allora, c'è un sistema integrato, uno, presa frontale, 2, si chiama Air Booster Technology, questa è la presa sopra il casco, però il concetto è che l'aria, attraverso una serie di condotti studiati appositamente, fa sì che l'aria passi, penetri e venga incanalata nella zona della nuca per poi defluire dalla zona posteriore, per cui anche nella Sahara o nel deserto del Gobi, aprendo questo sistema di ventilazione, la vostra testolina sarà sempre al fresco. Uscita al mattino con la nebbia? Beh, non c'è problema, avete la vostra visiera ultra wide in Lexan, anti-scratch, non si graffia. Poi siete in prossimità della città, esce il sole, per cui cosa fate? Ma è semplicissimo, non dovete fermarvi a mettere gli occhiali, ma tac! Con questo levettino, tac, ve lo faccio vedere meglio, salutate il mondo e avrete la vostra visierina parasole, anche questa VPS, resistente fino a 400 nanometri, per cui ai raggi UV, e poi soprattutto anche questa è anti-scratch, scratch resistant, per cui non si graffierà, anche se qualche donna mi prenderà graffioni così, bene, non si rovinerà. Vi ho già parlato della doppia apertura di sicurezza, però sempre molto facile, lo fate con una mano. Vi parlo anche di questa chiusura micrometrica, MicroLock 2 il sistema, e avviene attraverso l'utilizzo di due leve, questa di materiale plastico che va a consentire lo sganciamento invece di questa leva, vedete, micrometrica, che va a sganciare così la leva di ritenzione. Questo perché? Perché con questo sistema vengono evitati sganci così accidentali, per cui in questo modo
Anche qui è sempre molto semplice, però avete una garanzia totale che il casco rimarrà sempre allacciato come deve. Me lo sto guardando, me lo ammiro perché vedo un sacco di chicche pazzesche. Questo che è un giochino carino che fa sì che possiamo stringere questa zona per avere meno aria, no? All'interno del collo, per cui questo secondo me, vede, si fissa così, è semplicissimo e va ad agire su questa zona proprio in prossimità del collo. E poi gli interni, che sono come sempre un capolavoro, è chiaro che li ho provati io, dovete provarli anche voi per dirmi se ho ragione, ma sono assolutamente confortevoli, poi sono facilmente rimuovibili e lavabili. Guardate che belli questi guanciali in un pezzo unico, vedete? Questi guanciali in questa zona sono stracomodi, straconfortevoli, e per questo vi invito a provarli. Non vi resta che scegliere la vostra taglia, la vostra colorazione, ma di questo casco vi innamorerete, ve lo garantisco, perché è veramente il casco ideale. Fate tutto, e poi con l'omologazione aperta lo usate anche d'estate in città, insomma, se avete voglia di prendere un po' di aria. Per scegliere colorazione, grafica e misura, andate sul sito nolan.it per vedere tutta la gamma dei caschi Nolan e X-Lite. I'm on the road again. I'm on.